Ragazzi, belli brutti, belle brutte, bentornati in un nuovissimo video sul canale. Siamo tornati in un video recensione, in un video soprattutto tutorial di un programma chiamato Dr. Phone, che è un programma abbastanza conosciuto che permette di mantenere il vostro telefono sicuro e comunque protetto al 100%, perché vi permette di fare tantissime cose. Infatti, se noi scendiamo sulla schermata, abbiamo la possibilità di recuperare dati dai telefoni, di trasferire questi dati, di ripristinare le app dei vari social, le chat o i media, e questo è quello che proprio andremo a fare in questo video. Vi permetterà anche di riparare il sistema iOS o Android, oppure di copiare dei dati da un telefono all'altro, o di anche sbloccare la schermata di blocco in caso non vi ricordiate la password. Comunque, noi ci vediamo all'interno del programma e spieghiamo tutte le funzioni e andiamo poi a quella principale. Ok ragazzi, questo è il programma in sé che vi permette di collegarvi ad altri programmi. Infatti adesso vediamo come funziona. Recupero i dati dal tuo telefono, trasferimento i dati dal telefono al computer, ripristino app social. Poi qua ci sono le sottofunzioni che vi permettono di rimuovere la schermata di blocco del telefono. Se noi clicchiamo qua, si aprirà in questo momento un altro programma, eccolo qua, che vi permetterà di rimuovere appunto la schermata di blocco in caso non vi ricordiate proprio il codice. Ma noi non andiamo a vedere questo, bensì andiamo a vedere ripristina app social. Andiamo a cliccare, apparirà proprio questo programma che vi permetterà di ripristinare le app o di effettuare il backup da WhatsApp, Line, Kick, Viber e WeChat. Noi andiamo a selezionare Viber, ma prima cosa dobbiamo collegare ovviamente il telefono, come possiamo ben vedere, se riesco a beccarlo, al computer. Collegato, ovviamente uscirà che il mio telefono è stato collegato, e andiamo a effettuare su Viber. Prima andiamo a sbloccare il nostro telefono per dare l'autorizzazione e clicchiamo su backup. Si connetterà, cliccando su connesso, e avvierà il backup delle chat di Viber. Aspettiamo che finisca. Ok ragazzi, ha finito il backup è riuscito, e clicchiamo su vedilo. Ecco qui che è uscito il backup del mio iPhone X 110 MB di dimensione. Sta analizzando ovviamente i file del nostro backup, ovvero sono tutte le chat che abbiamo su Viber e tutte le foto. Lo stesso procedimento è con WhatsApp, quindi non cambia nulla. Sto facendo su Viber perché semplicemente ho meno chat e ho meno file e il backup ci impiega di meno a farsi. Questo lo faccio soltanto per il video, se no durerebbe molto e ci metterebbe un pochino di più a effettuare il backup, perché ho veramente tanti video salvati su WhatsApp. Comunque, eccole qua, questi sono i file di Viber, le cronologie chiamate di Viber, e poi Viber con le chat, che sono praticamente queste qua, che non vi censuro neanche perché sono a muzzo, diciamo sono chat a caso che ho scelto. Comunque, per andare a effettuare il ripristino basterà cliccare qui sulla chat, per esempio questa, recupero per dispositivo oppure recupero per computer. Clicchiamo recupero per dispositivo e clicchiamo su ripristino. Ripristino i file backup su Viber, sul dispositivo, verranno sovrascritti. Ecco qua. Accesso riuscito, continua, e adesso sta effettuando ovviamente il ripristino di quelle tre chat che ho selezionato, non le ho selezionate tutte, sul mio dispositivo. Attendiamo che finisca. Ok, il ripristino del tuo iPhone è stato completato. Clicchiamo su OK, andiamo ovviamente a sbloccare il mio iPhone, che si sta praticamente riavviando in questo momento. Ok, come vedete, queste sono le chat di Viber, non è cambiato assolutamente nulla perché le ho appunto ripristinate. Quindi questo, diciamo ragazzi, è il miglior metodo per recuperare le chat, per fare il ripristino delle vostre chat, WhatsApp, dei vostri media o dei vostri, tutte le vostre foto, non solo WhatsApp, ma ovviamente di tutte le applicazioni di messaggistica che ho elencato precedentemente. Ok ragazzi, piccola pausa prima di continuare il nostro video. Io vi invito a entrare sul sito 1 milione di fan, social site, link anche di questo sito in descrizione. Vi permette di avere, per esempio, fan per pagine Facebook, like di pagine Facebook, oppure scorrendo anche su Instagram, follower di Instagram, like ai post di Instagram, o anche addirittura YouTube con visualizzazioni, iscrizioni, like e addirittura gli spettatori in diretta. Ci vediamo con la continuazione del video. Bella! Ora ritorniamo a
al programma iniziale, al software iniziale, ovvero questo qui che vedete, ovvero Dottor Phone, che mi permetterà ovviamente di fare tutte queste funzioni. Bene ragazzi, per questo video è tutto, io vi ho mostrato come effettuare un backup su un'app di messaggistica come può essere WhatsApp e dopo successivamente come ripristinare. Per questo video è tutto, io vi invito a andare in descrizione perché trovate il link per aggiungere questo sito, ma anche di lasciare like a questo video se vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale. Per questo video è tutto, ciao a tutti ragazzi! Disappear.